abbiamo detto che vogliamo che questo sia un momento di discussione, di confronto su quelli che possono essere i cambiamenti, le speranze, le opportunità per il territorio, diciamo nella fase della ripartenza. Abbiamo non a caso scelto il gruppo del Baldo Lessinia Bike, proprio perché si occupano di sport e di turismo, perché c'è anche Franca Conti. Partirei con Ercole, consigliere del GAL. Perché ci racconti un po' che cos'è il Baldo Lessinia Bike e come è nato questo progetto? Sì, ciao a tutti. Allora, il progetto è nato a gennaio, era del 2019, è nato un po' così, quasi per caso, una mattina con la nostra direttrice. Eravamo a Marghera perché ci dovevamo recare assieme negli uffici della regione e a un tavolino di un bar si parlava del più e del meno di turismo, di ciclismo, e siamo andati sul discorso del Giro d'Italia che nel 2019 sarebbe arrivato poi al termine a Verona. E lì una chiacchiera tira l'altra e ci siamo detti: ma perché non sfruttare questa grandissima occasione che offre il territorio, appunto, come Giro d'Italia, per cercare di agganciarci anche noi a questo evento? E così, da cosa nasce cosa. Non si poteva partire così da soli e quindi abbiamo pensato di appoggiarci a chi questo genere di manifestazioni già c'era dentro. E quindi prima ho contattato Davide Creasi, con il quale ci conosciamo da anni e con il quale già in passato ho avuto modo di collaborare in vari modi alla sua Gran Fondo del Durello. Poi abbiamo contattato Remigio Virtele, Simone Scandola, Guido Guariento, appunto gli organizzatori delle altre Gran Fondo del territorio, e ci siamo incontrati una prima volta. Ovviamente mancava la parte, l'esperta di turismo, e quindi abbiamo coinvolto Franca Conti. Ci siamo messi subito al lavoro e abbiamo cercato di portare a casa qualche risultato. Mi viene in mente il Giro d'Italia Under 23, che il 9 giugno sarebbe dovuto arrivare sul nostro territorio, precisamente in quel di Boica. Poi magari dei risultati faremo parlare anche gli altri che sono stati coinvolti. Gli obiettivi futuri ovviamente saranno quelli, di andare a scrivere tutta una serie di bandi nella prossima programmazione del GAL a favore dello sviluppo del cicloturismo, attraverso il finanziamento, appunto, di tutte quelle attività legate a questo fenomeno. Penso alle attività di noleggio delle bici, penso ai soggetti con attività di ricezione, gli alberghi piuttosto che gli agriturismo, piuttosto che le maighe, eserciti appunto che si dovranno dotare di servizi indispensabili per ricevere questi turisti, se vogliamo dare un impulso a questo tipo di turismo. Ecco, non stiamo parlando di grandi cose, stiamo parlando del servizio, per esempio, la custodia sicura della bici. Il bikers o il cicloamatore che arriva con la bici da 3, 4, 5 e anche oltre 1.000 euro, deve essere sicuro che la sua bici viene posizionata, ricoverata per la notte in un luogo sicuro. Un altro servizio che mi viene in mente è la lavanderia. Arrivo la sera, ti do il mio completino a te gestore, tu la mattina devi fare in modo di farmelo trovare lavato e asciutto. Un'altra cosa che secondo noi è importante, sarebbe importante fare, sarebbe la formazione delle guide che accompagnino i cicloturisti alla scoperta del territorio. Ecco, queste sono le cose che noi ci siamo proposti di fare per il futuro. Ci arriveremo, io spero proprio di sì, ci stiamo lavorando e direi che il gruppo, questo gruppo BLB, appunto, che era nato un anno poco più fa, mi sembra di poter dire, insomma, che le premesse ci sono tutte, ecco. Grazie Ercole.
proprio per entrare un po' a gamba tesa sul tema, che è anche un po' scottante, anche quello che sicuramente vi preoccupa di più. Ercole ha parlato di sport, ha parlato di percorsi, di turismo, di bici. Voi organizzate manifestazioni sportive. Siamo in una situazione di distanziamento sociale, le vostre manifestazioni sportive sono sostanzialmente saltate, quindi annullate. Una domanda proprio a bruciapelo: si potrà fare ancora sport in Lessinia con queste condizioni? Che paure, che impressioni avete? Partirei da Davide per poi fare un giro magari a tutti gli altri. Beh, tanto buonasera a tutti. Mi auguro di sì, che si possa continuare ad organizzare manifestazioni come quelle che stiamo organizzando noi da ormai 20 anni a questa parte. L'unico problema sicuramente sarà come verranno organizzate, ovvero quale sarà la burocrazia che noi organizzatori dovremmo affrontare per mettere in sicurezza tutti gli sportivi. Forse mettere in sicurezza magari è una parola grossa, però effettivamente visto quello che è successo recentemente, non andremo più a rivedere i piani di sicurezza, ma io penso che andremo a rivedere altre normative che riguardano proprio anche il contagio o la vicinanza tra i vari sportivi, oppure quelle che sono le disposizioni in materia di sanificazione e igienizzazione, magari che possono essere degli spogliatoi, della zona pasta party, come diceva Simone ancora tempo fa. Sicuramente con la buona volontà si può organizzare, certo che servono anche i mezzi e anche delle risorse economiche, perché per quanto poco organizzare gare di questo tipo bisogna investire un sacco di soldi. E se ci sono altre regole, eventualmente altre disposizioni da mettere in atto, sono tutti costi che gravano sull'organizzazione. Quindi bisognerà vedere se anche gli sportivi saranno disposti magari a venire intanto per la passione e poi sottostare a quelle che saranno le regole, non di certo, che non dipendono sicuramente da noi. Simone. Che dire, insomma, Davide ha detto delle cose sacrosante. Io sono un po' già pessimista di natura e credo che nel brevissimo periodo, insomma, non potremmo nemmeno pensare di rimettere in pista delle manifestazioni di questo tipo, perché avremo sicuramente, oltre che una responsabilità non da poco, anche dei paletti molto 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 importanti e soprattutto un'incertezza che non ti permette soprattutto di programmare nulla. Noi abbiamo dovuto rinunciare, avevamo la Gran Fondo Travalli in programma il 22 di marzo, è scoppiato tutto il 21 di febbraio, avevamo praticamente diciamo tutto quanto pronto. Non voglio essere considerato, insomma, un po' una persona che si tira la zappa sui piedi, ma credo che ci sarà da pensare per il prossimo anno, quindi già per marzo del prossimo anno, insomma, non sarà così scontata. Noi eravamo arrivati un mese dall'evento, circa 1800 iscritti, quindi adesso dobbiamo gestire tutto quello che sono le spese ordinarie di organizzazione fino a quel momento. E giustamente anche arrivare a trovare un compromesso con quello che sono le esigenze dei partecipanti. In queste situazioni, insomma, si dovrebbe cercare di capire un po' da entrambe le parti e cercare di trovarsi a metà strada. Sicuro è che non sarà facile ripartire, perché, come ha detto Davide, già organizzare manifestazioni è un Tetris sotto mille aspetti e anche da non sottovalutare quello economico. Un Tetris di normative, un Tetris di responsabilità, e sicuramente andremo sempre in peggio. Quindi, sì, tu okay. Quando ci siamo sentiti per preparare, scusa se ti interrompo, per preparare un po' questo momento, dicevi è un problema che dovremmo affrontare da qui ad almeno 2 anni. Sì, sicuro. Sicuramente adesso
cerchiamo di vivere un po' giorno per giorno, però ci sarà un blocco anche secondo me da un punto di vista fortemente psicologico. Questa cosa ha sconvolto tutti. Non nascondo che trovarsi con 2500 persone su un viale gomito a gomito sicuramente insomma creerà più di qualche paura. Speriamo insomma di riuscire, sicuramente insomma influenzerà e ha influenzato anche il modo di fare sport questa cosa. Poi sul discorso dell'organizzazione delle manifestazioni, attualmente cerchiamo di guardare giorno per giorno, risolvere i problemi che dobbiamo ancora finire di risolvere, perché abbiamo degli iscritti che anche vogliono e necessitano delle risposte che purtroppo comunque facciamo fatica anche a dare attualmente, quindi ci vuole un po' di tempo e soprattutto un po' di pazienza. Nel far intervenire Guido, riagganciandomi anche un po' a quello che diceva Ercole poco fa, parlava di sentieri, parlava di percorsi che comunque al di là delle manifestazioni sportive possono essere usati, anche lì come sarà la situazione da qui all'estate prossima, nei prossimi mesi? Cosa ci si può aspettare, cosa si potrà fare? La situazione adesso come adesso, anch'io sono un po' così, non la vedo proprio bene bene. Sinceramente sono anche curioso, perché adesso speriamo che, se è vero che al 5 di maggio si apre un po' la situazione, magari vedere come le cose si evolvono. È chiaro che bisogna essere comunque positivi, perché cioè, perlomeno è all'incontrario di Simone, io sono un po' più positivo. Ecco, chiaramente dobbiamo essere pronti, ma credo che comunque non siamo abbastanza pronti, perché tutto sommato con l'esperienza delle nostre manifestazioni i percorsi ormai sono quelli che, cioè, quelli ormai da decenni alcuni, quindi penso che difficoltà a quel livello lì. È chiaro che si deve comunque adesso seminare ancora, cioè continuare ad andare avanti e programmare qualcosa adesso, perché chiaramente non è che possiamo adesso stare tranquilli nonostante tutto. E poi comunque bisogna cercare di pensare al prossimo anno, almeno noi come organizzatori, insomma, adesso stiamo già pensando al prossimo anno. È chiaro che le difficoltà saranno tante, perché anche a livello burocratico, come si diceva, ad esempio, la mia preoccupazione è quella che magari noi dovremo vigilare sulla positività dei ciclisti, cioè la vedo dura, insomma, se noi dobbiamo fare quelle cose lì, anche perché magari, che ne so, ci daranno, perché succederà così, ci daranno dei moduli da firmare, da preparare, perché, cioè, sinceramente è difficile noi da parte nostra prenderci una responsabilità del genere, anche perché sicuramente i ciclisti, non so se anche dopo, se ci sarà un momento che ci sarà il vaccino disponibile, non so se tutti i ciclisti a quel punto lì si vaccineranno, insomma, quindi la vedo difficile questa situazione. Però comunque io credo che comunque bisogna essere positivi. Ecco, per quanto diceva Ercole prima, credo anch'io che sia molto, che sia arrivato l'ora oramai di creare delle guide di mountain bike. Io stesso sono una guida di mountain bike e mi è capitato di accompagnare l'anno scorso dei gruppi sia di tedeschi che di inglesi, e loro sono stati meravigliati del nostro paesaggio, quindi noi lo vediamo tutti i giorni e non ci rendiamo conto, ma invece loro che lo vedono per la prima volta sono molto, rimangono sicuramente senza fiato in alcuni punti. E soprattutto, in effetti, bisogna fare come diceva Ercole. Già io collaboro con un hotel, questo hotel è un Italy Bike Hotel, che lui già ha uno stand elevato. Ad esempio, quando arrivano i ciclisti, già hanno
viene presentato la guida o il capo delle guide e viene fatto un po' il percorso della settimana, viene deciso il percorso della settimana assieme. Poi hanno la possibilità di lavare la bici quando tornano, hanno la possibilità di un'officina meccanica, hanno la possibilità di lavare gli indumenti. E questa qua è una cosa molto importante, perché se vogliamo avere una clientela di un certo livello bisogna avere questi standard abbastanza elevati magari per qualcuno, però dovremmo arrivare ad essere normale, insomma la cosa normale per tutti. Comunque dai, io sono positivo e speriamo di andare avanti, ecco. Grazie. Prima di andare a parlare di turismo con Franca, entrare proprio direttamente in quell'argomento, volevo chiudere un attimo con Remigio, ma su manifestazioni come le vostre, comunque che diciamo non sono l'Olimpiade, ma sono manifestazioni in cui voi lavorate tanto e organizzate tutto. Il coronavirus rischia anche di cancellare manifestazioni importanti per il territorio, tradizioni quindi. Lo sta già facendo, ci sono gare. In questo momento come in futuro, nel senso sì, cioè... sì, certo, ma ci sono gare di altissimo livello e gare anche, diciamo, meno blasonate che saltano in questo momento. Diciamo che siamo in un momento in cui lo scenario è abbastanza incerto, e perché appunto è dettato da situazioni che sono indipendenti dalla nostra volontà di organizzatori in questo momento. E è dettato da necessità sanitarie, di distanziamento sociale, e quindi sicuramente in questo momento è difficile anche a livello burocratico organizzare degli eventi, che erano gli eventi che noi con cui ci si prefiggeva di far conoscere il territorio e la Lessinia in generale, Lessinia, Baldo, il nostro territorio. E, sicuramente nel futuro non c'è una risposta ben precisa alla tua domanda, perché secondo me dovremo in questo momento andare avanti un po' step by step, dovremo capire di volta in volta quale sarà l'evoluzione anche di questa situazione, perché potrebbe anche essere che evolva in maniera più positiva di quello che ci aspettiamo, e quindi magari le cose si solvano un po' da sole. Altrimenti sicuramente ci sarà da rispettare, da avere delle cautele che sono abbastanza pesanti a livello proprio di organizzazione, perché ci saranno delle responsabilità giuridiche riguardo e dei costi che si aggiungeranno, proprio perché ci si dovrà attrezzare e organizzare in maniera diversa. Però ecco, penso che questa cosa, sto vedendo che non è ancora ben definita né a livello proprio normativo, perché non si sa ancora bene dove andremo a parare, e quindi anche il CONI, piuttosto che altre associazioni, medici sportivi, non hanno ancora ben definito come si potrà gestire la cosa. E ripeto, secondo me sarà una cosa che dovrà evolvere, e dovremo essere elastici da evolverci per poter riuscire ad organizzare ancora questi eventi. Nel frattempo io penso che bisognerà, insomma, il vero obiettivo adesso è di ritornare a riprendersi un po', di fare sport, di riprendere a tornare sul territorio, e anche quello secondo me probabilmente lo dovremo fare passo passo. Franca, sì. Si potrà veramente riappropriare del territorio? Si parla di turismo di prossimità, si parla ovviamente di turismo solo ed esclusivamente in Italia. Questa può essere considerata anche un'occasione per il territorio? La risposta è assolutamente sì. Intanto ciao a tutti.
Allora, sì, in realtà questa è proprio l'occasione giusta, è l'occasione giusta, mi riallaccio un po' a tutto quello che hanno detto i miei colleghi del Valdolestina Bike in questi ultimi interventi. Allora, sicuramente bisognerà riformulare il modo di fare sport e il modo di fare turismo. In realtà questa emergenza ci sta facendo riformulare completamente le nostre vite, e quindi la nostra vita è anche sono anche le nostre passioni, le nostre vacanze, il nostro modo di fare sport. Dovremmo concepirlo in un altro modo. In questo dovremmo essere noi d'aiuto per ispirare o per proporre nuovi modi di fare sport e quindi anche di fare bike. E un vantaggio sicuramente per il nostro territorio è che si presta perfettamente a questo tipo di nuovo modo di fare vacanze, di fare sport. E qui introduco un termine che in questi giorni si usa spesso, ho visto su vari post nei social, ma che già era nell'aria da qualche anno, il famoso turismo lento, e quindi il famoso slow tourism. La Lessinia e il Baldo, stiamo parlando di BLB, quindi di Baldo Lessinia Bike, sono veramente territori perfetti, e quindi le persone dopo questa chiusura, dopo questo isolamento forzato, vorranno uscire. Qualcuno di voi prima, mi sembra Davide, si chiedeva se gli sportivi verranno di nuovo, se avranno ancora la passione per venire a praticare lo sport. Magari lo dovranno fare in un modo diverso, non con delle gare organizzate, lo faranno semplicemente seguendo i percorsi predisposti, che sarebbero stati predisposti per queste gare, che in un futuro riprenderanno con nuove metodologie, ma lo potranno fare, sì, e sono certa, perché noi dobbiamo, credo, metterci un po' nei panni, noi come turisti, noi come persone che hanno voglia di andare in vacanza e di praticare sport. Cosa stiamo provando in questo momento? Ne abbiamo voglia? Abbiamo voglia di riprendere in mano le nostre passioni? Personalmente sì, più che mai, forse proprio anche di più di prima, perché adesso, quando poi una cosa ti viene tolta, funziona sempre così, no? Poi hai più voglia di farla, quindi in realtà ci sarà sicuramente molto più entusiasmo per praticare sport e praticare addirittura appunto lo sport vicino casa, quindi il nostro territorio sarà la meta per il turismo di prossimità, proprio come dicevi tu, Simona. E quindi dovremmo farci trovare pronti in questo, e dovremmo un po' cercare di anticipare quello che vorranno proprio vivere e come fare. Allora, non è semplice prevedere cosa succederà nemmeno domani. Stiamo vivendo un momento proprio che cambia di giorno in giorno. Ci sono delle metodologie, dei sistemi anche semplicemente di uscire di casa che stanno cambiando di giorno in giorno. Dovremo un po' ancora attendere per capire quali saranno le possibilità, le vere possibilità, e poi attivarci immediatamente. Noi, dal punto di vista proprio turistico, di preparazione al futuro del turismo, di quello che sarà il turismo in Lessinia, e quindi anche la pratica di tutti gli sport, quindi la bike compresa, stiamo cercando di metterci in contatto un po' con tutti gli operatori turistici per capire se saranno pronti loro. Ecco, volevo arrivare proprio lì, capire un po' qual è il polso della situazione rispetto agli operatori turistici. Cioè, è vero, potrebbe essere davvero un'occasione, ma l'operatore turistico in questo momento che condizione sta vivendo? Cioè, è pronto a rimettersi subito in gioco, o giustamente, da un certo punto di vista, è anche abbastanza abbattuto da quella che è la situazione generale? Quindi qual è un po', se ce l'hai, il polso della situazione da parte degli operatori? Allora, gli operatori che ho avuto modo di sentire, e che hanno sentito anche le mie colleghe, al momento sono piuttosto abbattuti e anche un po' spaventati. La paura è quella più che altro di che non ci sia affatto il turismo, che le persone siano ancora chiuse in casa quando qui inizierà la stagione,
e quindi in realtà sono più concentrati sul presente che sull'organizzare il futuro. E questo purtroppo non è non è quello che vorremmo sentire un po' più di ottimismo, perché comunque, e soprattutto vorremmo anche sentire, ma stiamo cercando di lavorare su questo, che questa è un'opportunità. Quindi stiamo cercando di far capire che questa è una vera opportunità. L'opportunità perché le persone non andranno in vacanza in Grecia quest'anno, andranno in vacanza e praticheranno sport in Italia, e quindi è più vicino possibile, fin tanto che ci saranno comunque determinate chiusure anche tra regioni, e quindi le persone avranno bisogno di venire in questo territorio, e questo stiamo cercando di fare capire agli operatori, che devono essere pronti a ricevere. Dal punto di vista degli hotel, pronti per i cicloamatori e per i biker, non ci siamo, devo essere sincera, non ci siamo proprio, non c'eravamo nemmeno prima, e quindi anche adesso ancora meno, ma magari proprio perché prima Ercole, se non sbaglio, introduceva al fatto di iniziare a scrivere nuovi bandi per lo sviluppo del cicloturismo e quindi anche delle attività ricettive vicine ai cicloturisti, questo potrebbe essere anche potrebbe essere anche uno stimolo per chi fa ricezione a modificare o a comunque ad apportare delle modifiche alle proprie strutture, proprio per ricevere il turista, chiamiamolo post-Covid o qualcosa del genere. Allora, quando avevamo pensato a queste opportunità, a queste cose, neanche si pensava lontanamente a vivere una situazione come quella che stiamo vivendo adesso. È chiaro che oggi, a maggior ragione, dovremo spingere per fare in modo che i nostri operatori turistici siano in grado di recepire, di accogliere anche questo tipo di turista. Se poi i bandi saranno un volano, serviranno a fare da volano perché la gente si mette in moto e quindi si sente un po' invogliata a investire, ben venga. Franca, scusami. Sì, no, assolutamente. Sì, penso che sarà proprio questa la formula giusta da utilizzare, cioè, almeno dal mio punto di vista, invogliare il ricettore, quindi chi ha la struttura turistica per ricevere gli sportivi, i bikers, a modificare anche lo stile di accoglienza, e quindi anche a modificare determinate modalità di ricezione. Come modifichiamo il nostro stile di vita nell'ambito privato, sicuramente andrà modificato lo stile di vita e anche di igiene nell'ambito di queste strutture, e così anche nell'ambito delle manifestazioni sportive e delle gare che voi organizzate, che organizzerete nel futuro. Saranno modalità diverse, ma io sono fiduciosa che tutti riusciranno a farlo, anche perché tutti saranno costretti a modificare, quindi per forza non è che sono penalizzati alcuni piuttosto che meno penalizzati altri, saremo tutti, come si suol dire di questi tempi, nella stessa barca, per cui tutti dovremo modificare certi comportamenti anche dal punto di vista turistico. Sì, se posso dire una cosa, attenzione, noi stiamo parlando effettivamente di tante belle cose, tante belle opportunità. Teniamo presente però che probabilmente non siamo non abbiamo nemmeno forse attualmente gli strumenti sufficienti per poter affrontare una sfida che sia una sfida effettivamente turistica di questo tipo. Noi è da tanto che parliamo e cerchiamo di trovare un attimino un minimo di supporto per portare un,
creare un minimo di struttura sul territorio che possa essere sfruttata 365 giorni all'anno. Probabilmente adesso stiamo vivendo il momento in cui, chi lo sa, fra il 4 di maggio forse riapriranno gran parte delle cose, magari, come dice Franca, quest'anno tanta gente, e noi vivendo insomma un po' al centro del nord Italia, quindi sull'asse Milano-Venezia piuttosto che Brennero-Modena, insomma siamo sempre stati un po' favoriti da questa posizione strategica. Ricordiamoci però che, per esempio, se uno dovesse venire domani o fra un mese, per esempio sui territori a Trevalli, quanto piuttosto sui territori del Soave, San Giovanni Larione, magari in Alta Lessinia è qualcosa di un po' più, c'è qualcosa di un po' più strutturato, però in questa maniera secondo me non è più possibile parlare a livello comunale, bisogna proporre un progetto che sia quantomeno di identificazione territoriale. In questo caso la Lessinia insomma è la microcellula minima, ecco, chiamiamo così. Adesso come adesso non abbiamo nulla da offrire, perché non ci sono segnaletiche permanenti, o se ci sono abbiamo sempre trovato forse tanta ostilità da parte anche del territorio. Io credo che ci sia bisogno di fare un lavoro molto di sintesi, di coordinamento. Mi auguro che riusciamo in brevissimo tempo, perché sennò rischiamo di perdere il treno un'altra volta, a creare un minimo di queste strutture, quindi perlomeno una segnaletica permanente da poter offrire. Come ufficio turistico stiamo approntando in queste settimane delle brochure con dei percorsi bike che si possono fare in autonomia. Allora, su modello del BLB che abbiamo fatto sul libricino che ho sempre con me, vedete, anche in questo isolamento, su modello del BLB che però era incentrato soprattutto sui percorsi delle gare che organizzano i colleghi, noi vorremmo fare, stiamo appunto approntando una brochure con dei percorsi, con una decina di percorsi da fare in mountain bike, in bike o in e-bike, in qualsiasi formula, comunque in sella ad una bici in Lessinia. E questo, la mia domanda era: questo presuppone per forza un tabellamento dei percorsi, o ritenete che ci sia comunque la possibilità di percorrere almeno una parte di questi sentieri anche senza le tabellature, senza le indicazioni, magari ripercorrendo semplicemente quelli che sono i sentieri classici che si fanno in Lessinia anche a piedi? Remigio, volevi intervenire? Sì, volevo dire che per la possibilità c'è, ed è sicuramente, io la vedo quasi l'unica in questo momento, di seguire le tracce GPS, fare delle tracce GPS del percorso. Ora come ora tanti si stanno attrezzando, vuoi con applicazioni sul cellulare, vuoi con altri strumenti, orologi o dispositivi GPS che ti portano su quel percorso. E quindi, per quanto riguarda ripercorrere una traccia, la vedo come soluzione in questo momento, perché appunto per la tabellatura c'è tutto un lavoro da fare prima, e con uno scoglio forse che un po' ci ha accennato Simone prima, che noi ad esempio abbiamo tanti territori che hanno proprietà private e ci sono dei bellissimi percorsi da fare, sicuramente molto molto belli. E qua andiamo un po' incontro a questa difficoltà, la chiamo io.
dovremmo riuscire a superare questa difficoltà cercando di far capire, ma anche proprio nelle intenzioni, realizzare che far girare la gente è valorizzazione del territorio, quindi ci deve essere rispetto ovviamente per chi ci passa, insomma, perché andiamo sicuramente a toccare delle proprietà private e lì è il problema che la tabellatura a volte, quella permanente, poi non rimane. Mi leggo anche al discorso della cartellonistica, oltre che quello che l'attore... Poi vorrei rispondere io allora anche. Sì, ecco. Sì. Che dipende sempre che percezione che ha la persona. Nel senso, c'è quello che può dire bellissimo, hanno messo le tabelle, passano così tanti ciclisti, rendono vivo il territorio, oppure qualcuno la vede come hanno messo la tabella, vogliono passare sulla mia proprietà. Dipende sempre dalla visione che ha la persona che vede la tabella in quel posto, al di là di chi sta solcando il sentiero, diciamo, sta attraversando il percorso. A mio avviso è importante tabellare proprio per far capire che nel territorio c'è la presenza di qualcuno che vuole veicolare da quella parte le persone per far sì che il territorio venga conosciuto. Dall'altra c'è anche chi sicuramente non lo vuole perché sta bene come sta. Ercole? Sì, Simone prima nel suo intervento ha sollevato una serie di questioni che condivido anche e a quale anche vorrei dare qualche risposta, visto che lui li ha poste come domande. Allora, il discorso del... Adesso parlo ovviamente come Gal. Per quel che riguarda la tabellazione dei tracciati, sanno già che tutti quanti ne abbiamo anche parlato in maniera informale la settimana scorsa, ci stiamo muovendo su questo campo. Devo dire che anche oggi mi sono mosso e sto cercando di darmi da fare, ho coinvolto il nostro presidente, ho coinvolto la nostra direttrice Simona Rossotti, insomma non è che siamo fermi lì, ecco, stiamo andando avanti. C'era anche una cosa da dire. E prima un'altra delle questioni che aveva sollevato sempre Simone è il campanilismo. Sono d'accordo sul fatto che ce n'è ancora troppo. Noi però in questo, dobbiamo dirlo, siamo stati forse un po' più bravi degli altri. L'esempio è chiaro, è la veccia della Via della Lana. Siamo riusciti a mettere assieme 6 comuni che nel frattempo... Oltretutto, durante l'arco della durata del progetto, qualcuno ha anche cambiato amministrazione comunale. Comunque siamo riusciti a mettere assieme 6 comuni, quindi 6 teste, e siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Adesso purtroppo volevamo inaugurarla, è andata come è andata, ma ci rifaremo, sono sicuro che ci rifaremo. Un'altra cosa che si diceva a proposito della tabellazione, prima diceva, aveva sollevato soprattutto il discorso anche Remigio. Prima nel mio primo intervento parlavo di formazione, mi è venuto un lapsus e non ho parlato della formazione anche non solo delle guide turistiche, che sarebbe delle guide sia appunto turistiche per portare a spasso i cicloturisti. Dovremo soprattutto formare la gente del territorio, perché noi abbiamo fatto anche altri corsi di formazioni per altre cose, sempre sul territorio, che non aveva niente a che fare con il discorso del cicloturismo, ma comunque inerente al discorso turismo, e posso tranquillamente dire che il nostro territorio è lontano anni luce rispetto ad altri territori a noi contigui. Mi viene in mente il Trentino, cioè là hanno una mentalità, un'apertura nei confronti di tutti quelli che ci vanno, che noi ce la sogniamo con il binocolo.
Ecco, in questo sì, dovremmo veramente far capire alla gente che quando un turista, che sia a piedi, che sia in bicicletta, che sia con quello che vuole, ma quando arriva un turista sul territorio, questo porta ricchezza. Non viene, sicuramente ci sarà qualche piccolo disguido. Certo, è brutto vedere anche io mi metto nei panni del Maigaro, che si vede il turista che arriva, mangia, beve, poi magari ti lascia anche il sacchetto dei rifiuti lì. Questo non va bene. Però dobbiamo far capire agli operatori del territorio che se devono cambiare veramente la mentalità e accogliere la gente a braccia aperte. Solo così il nostro territorio avrà la possibilità di fare un balzo in avanti. Noi possiamo farne 100 balzi in avanti se solo riusciremo a cambiare la nostra mentalità. Dai Franca, poi Simone, e anche okay. Guido credo volesse dire anche qualcosa. Allora, rispetto all'intervento di Ercole, allora, rispetto all'ormai tristemente famoso Trentino con cui continuiamo a confrontarci, ti contraddico, perché comunque, allora, se tu per siamo indietro anni luce intendi che siamo indietro con la formazione delle persone o comunque con la mentalità, allora non è questione di essere indietro anni luce. Loro hanno semplicemente iniziato prima, quindi in questo senso sì, è vero, siamo indietro, ma perché loro hanno cominciato prima. Ma ho parlato proprio 2 giorni fa con un'agenzia web del Trentino, con dei redattori dell'agenzia web del Trentino, che mi dicevano che loro semplicemente hanno iniziato prima la modifica, diciamo, della mentalità, ed è per questo che ora, in tempi attuali, noi ci troviamo un po' in sofferenza rispetto a loro. Loro sembrano accettare meglio il turista, il cicloturista nei loro territori. Questo per dire che la mentalità la dobbiamo innanzitutto cambiare noi, dare il buon esempio, e perché solo con l'esempio riusciamo anche a cambiare la percezione degli altri. Quindi per quelli che arriveranno in Lessinia, si arriveranno di gruppo e noi non li vogliamo perché comunque vengono ad invaderci, permettetemi il termine tra virgolette, dovremo cercare di formare sia noi che riceviamo che le persone che arrivano, e dando il buon esempio, dando l'esempio che in territori come i nostri, che sono territori ancora con la natura incontaminata, con un territorio ancora vergine, se vogliamo, sotto certi punti di vista, dovranno cercare invece di apprezzare questo fatto che il territorio è per la gran parte, mi pare intorno al 90% privato, ma questa è una ricchezza, perché vuol dire che il territorio è preservato, che il territorio è curato. Se fosse lasciato e non fosse privato, forse non sarebbe così bello. Quindi cerchiamo di vedere dal punto di vista sempre anche di chi ha la proprietà del territorio, che lo preserva, ma lo preserve anche per essere apprezzato. Guido, volevi dire qualcosa? Vista. Credo anch'io che dovremmo un po' cambiare la mentalità comunque, perché vedo appunto quando vengono i stranieri in Italia, loro hanno un'altra mentalità, sono molto più aperti, e questo magari non li incontrano subito, non è il nostro caso. Però comunque a livello organizzativo, a livello di alberghi, così bisogna sicuramente cambiare la mentalità. A livello organizzativo bisogna sicuramente fare un passo. Adesso come adesso è molto difficile, perché gli alberghi con cui io collaboro sono tutti chiusi, perché adesso non c'è turismo, quindi sono tutti chiusi. Ed è difficile prevedere quanto tempo ci vorrà ancora e cosa ci vorrà, cioè, e cosa ci vorrà per far riaprire gli alberghi a questa gente qua, perché chiaramente se loro bene o male devono guardare il profitto, se non hanno profitto non aprono l'albergo. Volevo riagganciarmi un attimino al discorso che ho fatto prima, dire ad Ercole che comunque il ruolo, insomma, del GAL è importante, e
per fortuna in questo ultimo anno, anno e mezzo, c'è stato il GAI, perché noi, come ha detto Davide, insomma, sono anni che portiamo avanti delle battaglie, forse anche contro singole e contro i mulini a vento. Vorrei però sottolineare ancora, secondo me, la necessità appunto di fare massa critica, anche a livello un po' generale, perché è vero, Franca, che dovremmo e vivremo, i nostri territori molto probabilmente vivranno molto, dovranno vivere un bel periodo con il turismo di prossimità. Rischiamo però a volte di lavorare un lavoro corale per pochi che a volte strumentalizzano e forse anche un po' sputano nel piatto dove mangiano. Perché i social sono in mano a tutti, tanti, quasi tutti li leggono. Il turista è su Facebook, Instagram e vede una lacerazione interna che non deve esserci. È per questo che io dico che dobbiamo oggi più che mai cercare di mettere da parte invidie, campanilismi, ma anche noi stessi, cioè noi stessi adesso stiamo qua che parliamo di bici, però ricordiamoci che ai pari della bici e forse di più ci sono i camminatori, quelli che d'inverno vanno con le ciaspole, quelli che corrono in alta lessina allo sci da fondo, piuttosto che i cavalli. Quindi, non è che uno deve prevalere sull'altro. Secondo me dovremmo avere una visione, ripeto, di insieme, e mi auguro, perché insomma è stato il nostro interlocutore principale e si è messo a disposizione, spero che il GAL continui e voglia fare questo tipo di ruolo importantissimo, che secondo me in questi ultimi 20 anni è mancato. Ecco. Arcole? Beh, sicuramente fin tanto che questo consiglio di amministrazione sarà in carica, quindi per altri 2 anni dovrebbe essere, mi sembra, sicuramente noi continueremo a esserci e cercheremo di fare sempre di più. Vorrei dare un po' di coordinate, perché si è parlato di percorsi, si è parlato di turista che arriva sul territorio, può trovare un percorso piuttosto che un altro. Forse Davide o Franca potete dare qualche informazione. BLB, appunto, dove siete? Siete su Facebook, avete un sito, pubblicherete alcuni percorsi destinati ai turisti. Dal punto di vista della comunicazione, come vi organizzerete appunto nei prossimi giorni? Un sito esiste già, del BLB, che si chiama valdolessiniabike.com, dove sono disponibili le tracce dei percorsi del Baldo della Lessinia, di quelle che sono le gran fondo che hanno iniziato questo percorso. Ci sono anche dei dettagli a livello turistico inseriti nel sito, che sono stati curati appunto dagli uffici turistici e dalla Franca. Adesso ci attiveremo per iniziare la comunicazione tramite canali come Facebook ed Instagram, e continueremo questo percorso così, in modo tale da creare un post ogni 10 giorni, ogni settimana, in modo tale da far vedere che stiamo ripartendo anche dal punto di vista della promozione del territorio. Attualmente noi siamo sui canali social di Facebook ed Instagram sotto il nome Lessinia for You, Lessinia 4U. Stiamo lavorando al nuovo sito, che sarà visitalessinia.eu, e a cui seguiranno naturalmente le pagine social. Tutti questi mezzi sono sempre utilizzati naturalmente per divulgare e promuovere tutte le varie manifestazioni e gli eventi, e anche per condividere tracce di percorsi da fare in bike o con tutti gli altri sport a cui prima accennava Simone. Come ufficio stampa del GAL, io ricordo che anche noi siamo su Facebook, dove state vedendo questo video, e su Instagram, ovviamente anche sul nostro sito.
E vi ringrazio per questa chiacchierata che spero possa essere anche riuscita a dare un po' di speranza appunto a chi ci segue, a chi vive un po' il territorio, e io mi auguro che appunto i turisti e gli sportivi possano arrivare al più presto in Lessinia. Lo speriamo tutti. Ciao.